appiccicato il mattone di coltello, ma non basta. In caso. E qua c'è la questo è Devono mangiare ora? Sì, dobbiamo tutto il giorno qua. Però i vostri... anche perché... No, dicono che c'è... No. L'anno no, ma... La prima costruzione non lo so, però questi... Faccio vedere un altro bambino così preciso, va? Da mia suocera. Ma una di quelle case... Che bello come è fatto. Ma... Sono due. Su questo è storia. Su questo... Ho delle cose che si però... Che come? Sai togliere. Quando siete pronti, dicelo che... Sì, sì, sono pronti. Nel passato si usava il colino? Sì, sì, sì. Sì. Cos'era? Di alluminio? Di che... Come? A bocce di latte? Quanti litri di latte contiene un bidone? 50 litri. Quindi si lavora oggi 100 litri di latte. Faceva prima, si misurava il latte. Si misurava perché il latte era di, era portato da vari pastori. Faceva questo sistema. E qui ci sono 4, 6, 8, 10, 11 litri di latte. 11 litri di latte. Aspetta un attimo, mi fai rivedere il bastone secondo? Sì, sì. Perché? No, no, non dentro. Non dentro. Fuori, fuori, sì, sì. Ecco, così, grazie.
uno dietro l'altro. Benissimo. E il legno doveva essere un legno particolare oppure no, qualunque no. Bastone? Ufficio, Antonio, voi qui l'avete sempre conosciuto? L'ho conosciuto vecchio. Sì, quindi sin da bambini voi sì, avete conosciuto sì. Io sono venuto qui nel 53. Ed era in funzione? Sì. E i vostri vecchi cosa vi hanno raccontato? Che esisteva da molto? Che era stato negli costruito? Negli anni 800. Ah, alla fine dell'800. Dopo l'850, quindi, perché... Il primo mese di notte diciamo pozzo, la notte di 1850. O meno i primi documenti storici, poi no. Un fuoco. Voi da ragazzini l'avete usato, avete imparato ad usarlo quando eravate ragazzini. Quando è che avete smesso di usarlo? Negli anni 70, nel 1990. Si fa la quagliata e si lascia lì, si lavora lì. In quanto tempo ci vuole? Adesso vediamo questa no. Qui. Venti minuti. No, no, nemmeno. Perché 20 minuti ci vuole. E ma per quagliarlo. Avete già parlato della temperatura? No. Che temperatura si deve raggiungere, Piero? 37. 37. E come la misurate? Come si misura la temperatura? Ah, ecco. Adesso c'è il termometro, ma avete sempre usato il termometro? Sempre. Io l'ho conosciuto sempre. No, il comune no. Formaggio da vendere oppure da vendere. No, da vendere, quindi non era solo per voi, per il consumo familiare. Che cosa usa per mescolare? No.
Come si chiama? Uruida. Uruida. Così faccia sotto la caldaia perché la può... È il formaggio che si produce? Nel passato, che quantità di formaggio si produceva qui dentro? Cioè, voi facevate il formaggio a partire da quale mese? Il paese alla Salamoia. Quindi si faceva in casa la Salamoia? Sì. Che la facevano? Le donne facevano la Salamoia? Sì, erano le addette. Possiamo continuare così? Sì, sì, sì. Sì, va bene. Non si può portare. Lei no. No. Gianfranco quindi sta imparando? Certo. Mi piace anche imparare, sì, certo. Lo fa volentieri. Cosa dici Gianfranco? Ma... lo faresti come lavoro normale o no? Sì, ti piacerebbe. Poi quando abbiamo iniziato a dare il latte ai caseifici allora... Quindi caseifici industriali? Sì, sì. Di questa zona? Erano caseifici di questa zona? No, addirittura io mi ricordo... Il Cagliaritano? Il latte qui vicino, in un altro ovile qui vicino, da Carbone. Da Carbone. Sì. Era nel 61. Quindi raccoglieva il latte, sì, di tutti i pastori fonnesi che... Alimenti, fanno latte in polvere. Ah, e dove? Ah, ma com'è? Sì. E cosa passa? Poco latte in polvere, quindi vorrei... per liberarlo al bestiame. No, no, non lo so perché lo usi, ma... Quindi per... alimenti per bambini probabilmente, che si dà latte in un mesetto, poi si portavano le cantine e si aspettavano. Tony, sono quanti chilini? Adesso vediamo come, se c'è l'opportunità. Tanto c'è sempre un che questo. Mi inserisco nelle con domande. Quanto dura il tempo di cambiamento?
Per andare bene 20 minuti, poi se uno mette caldo in più fa anche meno. Cioè, però... quando è 37 si mette il caldo e poi ci vuole 20 minuti per farlo tagliare. E si vede da subito o si vede dopo un quarto d'ora e comincia a rapprendere? No, dopo un quarto d'ora, subito subito. Allora si mette troppo caldo se si vede subito subito. Va bene, mi sono sempre chiesto, come? Io non ho mai fatto la domanda allora. Perché lo usate anche con le cucine? Lì ci stanno due spiedi di carne. Era il vento per contrario, uno lo tappava e uno lo lasciava aperto per non spaccare il formaggio. Interessante. Ah, no, doveva essere sempre la stessa per avere un formaggio un tipo abbastanza standardizzato. Poi mancava. Si faceva sempre di mattina con le due. Però quando iniziava da. Si mangiava mattina e sera e quando il latte era di più che non stava nella caldaia lo facevano mattina e sera. Due volte. No, lo facevano due volte lo stesso. Mentre... perché rimaneva anche meglio il formaggio, si meno. Gli dovevano da dove si mangiava e si veniva qui e si voltava direttamente e si riscaldava sotto. Le vostre pecore erano sempre qui intorno, nelle terre, nei terreni qui vicino? Era sullo stesso, sull'aia, sullo stesso posto, un mucchio grande di paglia e tutto intorno alla paglia facevano i cortili di legna per le pecore e li mettevano anche la paglia quando era sporco per non cambiarlo. Ma voi avevate qui c'erano... solo che non era coperto tutto l'altro. Qui c'erano anche i servipastori, vero? Sì. Quanti, più o meno, quanti ce n'erano servipastori? Guardi, prima ogni gregge aveva un pastore, anche se in genere ne venivano anche a mezzadria. Io ne ho conosciuto 20-25 anni qui, che avevano loro pecore e venivano tutti gli anni, i più vecchi. Soci, come si chiamavano? Soci. Compagno, noi stavamo compagno, parlando compagno, compagno. 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 E si divideva anche il formaggio perché si metteva il latte insieme, perché è vero? Si migliorava per quello. E allora forse il latte era anche migliore perché magari meno come l'altro. Quindi la qualità era, cioè il sapore era più buono. Qui ci sono delle sorgenti, l'acqua dove la prendevate? C'era qualche sorgente, ma sono sparite con la siccità, sono sparite la circolazione. Però nel passato usavate l'acqua, che acqua usavate? Noi l'acqua della sorgente dove c'è Giovanni, dove c'è lui di Giovanni Graziano. C'era la sorgente. Pianure? Quindi il mondo agricolo ha utilizzato più acqua e ha svuotato queste sorgenti naturali, ha abbassato il livello del... Ecco, vecchio sistema, ma funzionante. Bello, vero? Scendi? Questo è il principio di Archimede. Con un arga, no? Della leva. Sì. Che questo è l'originale di qui. Però funziona, quindi. E poi... è messo di fianco, di mano. Sì. Il nome di questa specie di macchina? Sumonico, il namo. Sumonico, di Monaco. Anche in italiano. Anche in italiano, sì, sì. Caglio. Ecco, adesso si deve mettere. C'è la temperatura giusta, quindi adesso? 37. A quanto siamo arrivati? 37. 37 gradi. Che caglio state usando? Caglio di formaggio. Ecco. Prodotti chimici.
E dove si compra? In farmacia. Aspetta, posso aspettare un secondo solo? Cosa tolta la panna adesso, così con il limite di cosa tolto il velo che si forma sopra, no? Due tappini. Sono sufficienti. Sì, sì. E invece prima che cosa si usava? Taglio quale? Sì, questo qua. Sì. Ah, ecco. Sì. Questo però era... si preparava prima, non è che si prendeva, si preparava prima con acqua, si metteva si il sale. A squagliare con l'acqua. Sì, quindi allora si prendeva un recipiente con... Sì, si prendeva un recipiente e si faceva squagliare questo qua. Tagliava. Quindi si apriva o no? Si tagliava a pezzi sì. E si scioglieva nell'acqua. Addirittura si preparava dal giorno prima, sì, praticamente. Come per il pane? Sì. E poi no, ma questo lo facevano anche per 8-10 giorni, li mettevano in sale per non rovinarsi e c'era già pronto. Anche colato e tutto pronto a mettere. Anche già da un paio di giorni prima poteva essere preparato. Sì, una settimana prima. E quanto per 100 litri di latte e quanto? Ho trovato il tagliere. Come? No, mi stavo dicendo. Sì, che cosa? No, porto roba per lo stile. Adesso? Ah, vabbè, puoi cominciare a fare le due cose. Infatti. Per diciamo 100 litri, no, di latte, sì. Quanto di quel caglio di capretto, di agnello o di capretto? Noi usavamo l'agnello. Il caglio di agnello, sì. Quindi lo stomaco, in che cosa consiste questo caglio? Per quanto è piccolo si è sempre il latte. Ecco, quindi lo stomaco... Usavano il bianco, cioè latte, poi quando iniziava a pascolare l'agnello, quello non lo mettevano a quagliare. Perché ormai c'era l'erba che modificava. Prendevano degli agnellini piccoli che aveva bianco, cioè bianco. E c'era latte. Gli agnellini macellati, venivano macellati e poi si utilizzava. Quando si ammazzava l'agnello, si toglievano i quagli, li mettevano sotto sale e li appendevano. E quando serviva si prendevano e prendevano il pumbo in bastone. E si tenevano qui? Si tenevano fino ad asciugare, poi li ritiravano, una volta asciugati li ritiravano. In quanto tempo asciugavano? Più o meno? Quanto tempo potevano restare così? Anche un mese li lasciavano. Sì. E poi si mettevano da parte? Si mettevano da parte, quando servivano li prendevano e preparavano il quadro. Quindi si doveva fare una scorta in pratica per tutto l'anno, di agnello? Prima gli agnelli li ammazzavano anche all'ovile, anche ai macellai, e si chiedeva anche la scorta del quadro. Se non si aveva, si chiedeva anche... C'erano quelli che lo compravano, i quagli che passavano per acquistare il quaglio. Se uno non gli serviva, lo vendevano altra gente, lo faceva anche l'industriale, tipo faceva il fiore sardo. Cioè. Sempre con questo tipo anche di... Anche se non era fiore sardo, usavo questo tipo di quaglio e avevo quel sapore. Quindi anche nei caseifici industriali usavano questo. E... Per 100 litri di latte, quanto di questo caglio serviva, si utilizzava? Una volta che era lavorato non era molto, un po' di più, forse il doppio di questo. Sì. Quindi almeno due erano necessari per questa quantità di latte? Sì. Ah, 10. Me ne ha regalato un litro ieri e devo ristare, buono. E quindi deve avvenire ormai senza il fuoco, avviene... Thank you.
iniziando a quagliare? Sì, sta iniziando a quagliare. Non gocciola più, quindi già comincia. Ci sono i segreti? Eh beh, certo. Anche le pareti, perché non l'ho seguito in questo. L'ha fatto? Mi sembra di sì, perché l'ha presa con le mani e... Ecco. Anche col fuoco, tutto. Quindi particolari li ha fatti. Sì, infatti, mi sembra di sì. Anche questo sta procedendo bene. Quindi sta marciando bene. Sì, sì, sta marciando bene. Io come vedo. Ah, ecco, dal tremolio. Dal tremolio si vede. Si vede. Va bene, le purità. Cos'è fatto? Presentato. Bella, Augusto. A Sandra Gugli. Bella. Oh, visto, come te vai su gas, su gas. Nei tempi andati. C'è un'altra cosa, che è quello che... Quelle frocidede, quelle che ci sono. Zizzai su fu. Zizzai su fu. Anche in legno poteva... No. No, perché questa sembra di legno. No. Sì, usavano anche quella di legno, però sì. Bello. Che operazione sta facendo adesso, Piero? Adesso si rompe la quagliata. E questo strumento che sta usando? Come si tipo... chiama? Questa operazione gli antichi la facevano così. Questa è la croce. Segno di croce. Sì, sì. Innanzitutto. Come augurio buono. Come di buon augurio, certo. Perché il formaggio riesca buono. Sì, sì. E adesso si fa. Sembra un momento quasi sacro, vero? In cui ci vuole molta concentrazione. Bisogna farlo piano piano, vero. Che non rimanga delle briciole, è meglio che sia tutto compatto. Il tipo di caglio. Non è neanche un gusto
secondo me. C'è il cuoio dell'agnello, diventa un formaggio piccante, una pasta piccante. Una pasta piccante? Sì. E invece con questo? Con questo diventa, lo può fare anche piccante, con questo però non... Può fare dei tipi di formaggi. Molti tipi di formaggi. Ah, quindi... Formaggi, formaggi dolci, cioè. E che cosa c'è? Cioè, alla fine però, quando il formaggio è già tutto confezionato, sì, allora la salagione, è l'ultima fase, diciamo, l'ultimo momento. La lavorazione, nei modi, l'uso del caglio diverso. I modi sì. Nei modi sì, influisce. In che cosa? Anche se così. Allora, dal fiore sardo al toscanello, alla caciotta, ai formaggi dolci, diciamo. Diventano... Che cos'è questo? Questa è la saleppa, saleppa in linna. Saleppa in linna. Per tagliare il formaggio, la quagliata della sì. Cioè la quagliata. Formaggio adesso si prende effetto. Ormai la pasta che si sta raddensando. E qual è la funzione? Perché va tagliato? Non... E per riuscire a lavorare per metterlo nei dischi. Ecco. Quella non l'avete mai usata. Sì. Come si chiama questo? Curuidda. Sa? Curuidda. Curuidda. Aspettate un secondo. Ecco, sì, il coltello. Va preso sempre con le mani. Quel mestolo non si usa? No, quello per, no. Solo per la ricotta. Per la ricotta sì, soltanto. Sì. Solo per la ricotta. Che cosa vi accorgete che ha la consistenza giusta? Si deve togliere tutto il siero oppure deve restare un po' no, ne deve conservare no, la pasta? No, meglio toglierlo tutto. Si deve eliminare. Però dopo si deve anche da solo nel tavolo. Quante forme se ne ricaveranno da questa quantità di latte? 4-5 forme. Queste di quanti chili sono? Queste sono... Che non sono grandi, cioè, non sono come tipo bravo, cioè più grande, 3 kg e mezzo anche di più. Poi le tenete per quanto ore sono necessarie? Che si raffredda il formaggio. Quindi il segnale è che si è raffreddato. Sì, che si è raffreddato. Deve essere, insomma, a temperatura della giorno. Stasera si deve fare la salagione. Ecco qui si rigira. Sino a eliminare totalmente il siero. Nelle forme tipo Gavoi. Si chiama perché veniva usata a Gavoi, quindi questo no. Diciamo tipo Gavoi. Tipo Gavoi, che è più larga. Allora si prendeva il coltello e il formaggio si tagliava così. Invece con queste che non fanno, picchiamo. Sì, non c'è bisogno di tagliare. E queste non le usavano, eh? Perché non c'erano. Quando si usano queste? Perché non c'erano nemmeno prima. Sì. La lucidezza. Apri. Sì, per fare un po' di luce. Tutti gli anni. Solo che non usate più questo sistema. Usate sì, facciamo il sistema. Uguale. Facciamo sempre la zona. Sono formaggi più morbidi, più sì, dolci. Più dolci. Richiedono quindi un minor tempo di conservazione, sì, così. Di stagionatura. Perché è più riscaldato il latte. Più o meno quanti anni ha?
vecchiotta, non conosciuta dai grandi. L'avete sempre conosciuta? L'abbiamo solo messo lo stagno quest'anno. Quindi è stata stagnata. E chi lo fa questo lavoro? La Isili. Passano, prendono la caldaia e la caldaia e poi le riporto. Vengono loro? Sì, sì, vengono loro. Ma sono quelli ramai, quelli che fanno anche la caldaia e fanno anche la stagnatura. Sono ormai unici in Sardegna. Sono i soli che fanno questo lavoro. Guarda, questi dischi che facevano il fiore sardo sono molto più larghi. Prima ha parlato di Gavoi, ci sono delle differenze fra il modo che avete voi di fare il formaggio? Il modo dei gavoesi oppure no? È che non intitolato, è lo stesso tipo di Gavoi, ma è lo stesso. Perché è stato nominato così tipo Gavoi, perché sì, i commercianti di formaggio venivano da Gavoi. Erano i gavoesi. Però il formaggio lo faceva Colli, lo faceva la Mogliara, lo facevano tutti i paesi. Però tipo Gavoi è molto salato. C'è sale nella pasta, perché era... Il sale che conteneva il formaggio era più che sufficiente. Sufficiente a dare, a insaporire tutta la pasta. Sì, sì. Però i gavoesi lo mangiavano, cioè non veniva da... Sì, però non è il fiore sardo, ecco, noi mangiavamo il fiore sardo. Il formaggio di Gavoi non è il fiore sardo. Sì, il fiore sardo. Il fiore sardo è molto salato però. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, grazie. Che isso che viene a No. Sì, anche lui. Ci sono stato. Un paio avanti. Loro sardo lo facevano così. Quindi il rispetto... Li mettevano magari più formaggio prima di girarlo. Quel tavolino su cui avete messo l'altra è un po' in pendenza, ovviamente. Sì, sì. Perché, 50 pollici. Allora lui ce l'ha aperto. Chi è aperto? Lui. Come sono un parente che era aperto, per esempio, sono da poco. Attenzione. E anche lui si occupava di formaggio. Sì, sì. Oh, l'ho chiamato, non mi risponde. No. E sei in pensione. No, ma lo sa che lo devo dire di più. C'è anche a casa Gianfranco, ti do le chiavi nel portone a fianco, mi c'è una. Alterna un po' il peso sul patezza. Per esempio ci sono formaggi che sono anche bucati, che hanno, ecco, dipende dalla pasta. Dal tipo. Non sarà anche il tipo. In genere quei bucate sono ma di meno. Il siero poi viene recuperato. E cosa si fa col siero? La ricotta. La ricotta. E anche altri usi? Dopo la ricotta la diamo ai maiali. Ecco. Quindi la ricotta ai cristiani e poi però una parte del siero, quello che il siero non utilizzato per la ricotta. Dopo finito tutto la... Dopo fatta la ricotta. Dopo fatta la ricotta. Dopo fatta la utilizziamo e si utilizza. Resta... Gli dà anche è un nutrimento importante per il maiale, sì, nell'allevamento del maiale. Ne fa bene. No, non fa bene anche per la meglio. Va bene. Ma guarda, non ci ho pensato. Ma viene utilizzato? Formaggio. Così fresco? Sì. Beh, qui da questo si può fare le serrate, si può. Conserva. Nel freezer si conserva tutto. E mantiene la stessa consistenza? Sì, si lavora dopo. E si lavora. Viene squagliato nuovamente. Ah, ecco.
quindi viene in qualche misura subisce ancora delle trasformazioni. Sono usati solo dall'industria caseale? No, a noi non ci conviene. Un chilo di ricotta in più, no. Ecco, quindi per avere quantità maggiori. Ah, i caseifici di questa zona, per esempio Podda, che latte usa? Beh, pecora e latte ovino. Sono mescolati? Sì. Non sono, sono mescolati, non lo so, questo non lo so. Mischiato. Sì. E da dove il latte, da dove lo arriva? Da tutta la Sardegna anche, oppure da questa zona solo? No, no, è da noi. Voi non avete mai dato il latte a Podda? No, noi no. Noi lo davamo a Giulianova, per Giulianova. Ma com'è? Cartangio adesso? No, tutti molto. Uno solo, ce n'è. No. Forse la Covera era il centro la stagionatura, vero? Sì. Non per la stagionatura, lì quelli che le cooperative ne portavano via. Siccome si utilizzava un po', adesso ho sentito che il formaggio romano, anche il ripeso un pochino, ma noi ci servivano i quattrini. Quindi quando parlate non di abbiamo romano, aspettato il pecorino, pecorino romano. Pecorino romano. Oh, signor Fanaris, che dico? Cosa mi di buono per la barumini? Cosa ti sta capendo? Hai dimagrito 10 kg. No, anche a me. Devo staccarlo? Mi ero vista che mi devo spostare. Sì. Lo spegno e basta? Sì, no, lo spegno, poi già. Tanto tutto un onde. Faccia il conto quant'è 100 litri di latte, pesi il formaggio e lo faccia al prezzo che vendono il formaggio e poi vedo. E poi... Cosa è questa? Sì, sì, una buona pressa, è ottima la pressa. La domanda da fare poi questa. La dobbiamo fare la ricotta. Non rimaniamo facendo fuoco perché anche per gli occhi. Si mette un fornello e facciamo la ricotta. Sì. Però lei la può mettere quando... Allora, usiamo fatto, sì. l'altro fornello. Mangio per la poltronite anche. E ormai non è più... Hanno abbandonato questa attività molti. Io ho visto gente... moglie oppure madre dei pastori che hanno avuto il formaggio per fare le serrate degli altri, io non cerco neanche del campidano, anche lì, che non avevano formaggio per fare le serrate, che quasi lo acquistavano, che il figlio non gliela faceva o il marito non gliela faceva. Noi ce l'abbiamo sempre fatta, no, sempre. E infatti le vostre serrate sono eccezionali. No, sì, beh. Oggi il pastore va in discoteca, prima che... dentro, e testa me ne entra. E come impiega il tempo il pastore? Perché ormai non fa più queste attività. Io non ne faccio nomi. Che cosa io sono andato in una casa e la moglie e la madre piangeva, non piangeva, lo amorava perché non aveva, che gliel'aveva regalato uno di lavoro e un pezzo di lui. Di formaggio professionale. Io ne avevo in frigorifero, ho preso mezza forma di formaggio a Sevada e gliel'ho regalato perché è una che era disponibile anche, voglio dire, non è di questa scringone la menù. Poi gli ha detto al figlio: portami 50 litri di là e che ti faccio? Però non ha detto: no, una forma me la fai per me, capito? E se l'ha tenuta per quando mi andavo e l'ho tenuta io in cantina finché era asciugata per i suoi spuntini, per i suoi spuntini. Guarda come lo impieghiamo, guarda. No, è più libero di quelli che no. No, quelli vanno in giro perché sono loro. Sta incominciando, dobbiamo riprendere. I nostri amici, i genitori, zii, non mettevano se c'era qualche topo che si mangiasse questo, non la forma di formaggio. No, per non toccare la forma di formaggio. Scusate, non è vero, è uscito dalla chiusura. Non è vero, è uscito.
no, ma tu che hai preso dal mio quinto? Da appena portato. Ma mi intende che cosa si deve fare? Gianfranco, la prima volta che fai il formaggio? No. Quante altre volte l'hai fatto? In questo modo, molte volte. Da chi hai imparato? È semplice? Sì. Una volta che non fai. Tu esisti? No, non mi vedi. La campagna. Quali sono i segreti? Ma non c'è più un segreto. Ma questo esiste cent'anni. E ora perché lo stai girando? No, no, quello la sarà, ma fra 2 gradi diminuisce. Chi è che è il nostro? Allora, ora stiamo per fare? Ci siamo quasi? Sì, ci siamo quasi. Allora, però se capi che è distratto e gira forte, allora il ricalco diventa molto dura. Dopo quando la portiamo lì aprite la porta. Sì. Che c'è una luce più bella. Che è pure. No, se vuoi aprire bene. Adesso. No, non voglio disturbare la cottura. No, penso di no. Aspettate che prova a aprirla dopo un po'. Sì, perché situazione abbiamo con il latte, col adesso, siero? Giù si sta tipo la ricotta e poi scende tutto a granulissime. E viene emerge in superficie? Emerge in superficie, sì. Ah, viene fuori spontaneamente, sì, viene su a galla, insomma. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Tra poco la vediamo. Sta uscendo. Sta uscendo. Sì. Sale sulla seggiolina. Quindi si deve lavorare con estrema lentezza a questo punto. Che deve diventare come una crema nel corpo. Per attaccarsi. Bisogna girare quello verso. No, perché passando con la porta può girare. Questo? Ma sì, giro sì, così. In così? Sì, sì. Beh, basta. Che temperatura è arrivato il siero? Il siero è arrivato, quando ha cominciato a bollire, a 75 gradi. Che è il massimo a cui si può far arrivare? Che, no, no, adesso diventa anche a 80 gradi. Adesso sale ancora? Andate su Giove, sapete? Ho visto che ha regolato anche il gas. Sì, diminuire il gas perché sennò sale troppo in fretta e quindi... Deve andare piano, piano, piano. Tre quarti, vero, rispetto alla quantità di latte originale. Era già uno spreco. A usare il gas era già uno spreco. Ma mai. Non l'abbiamo neanche conosciuto. No, non l'avete conosciuto, però avete sentito parlare di innovazione. E di ricerca, sì, visione, sì, cioè tante c'è un nostro cugino che va fa il formaggio fossa, com'è che formaggio fossa? Sì, e il quaglio è queste calde che ci sono qui. Sì, va bene, quello è per il gaglio. Però per farlo biologico. Però voi sapete
che il sapore veniva da quello che mangiano. E allora io quello che mangia un pecorino non posso dare il sapore del guglio. Ma quello no. Ascolti, non è il pastore che riusciamo a fare. No, se lo metti in testa lo fa anche il pastore. C'è questa figlia del nostro cugino che fa la. Che fa il formaggio di continente, prende i cardi, questi cardi spinosi che fanno anche qui, li mette a macerare e fa i quagli. Perché fa il taglio e va bene. Perché fa formaggio. E dà un sapore particolare questo tipo di caglio? Sì, così. Sì, 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 è buon, anche un buon formaggio, lo assaggiate. È un formaggio biologico. Ma non è, diciamo, sul sapore influisce molto poco, perché il caglio. Perché il caglio è una piccolissima quantità. Ma è l'alimento. Ormai non il calore. Non lo richiede più, ce l'ha tutto ormai. No. Tira il scatto della nota. Non lo va fatto. Sì, ragazzi, non angosciare. Dai, molla. Si sente già il profumo, sì. Per il signor... Alla tutto. Ahi, ancora. Ecco, con questo toglie le impurità, così? Sì. Se no si nota troppo con la cosa bianca. Ormai è venuta tutta in superficie ormai? Sì. Sì, è venuta tutta sotto. Non ne rimane altro. Noi non usiamo prodotti, quindi qualcosa rimane sempre. Perché fa questa prima, come dire, passata per ogni fiscella? Cioè... Aperta. Questo siero, puntare vicino, qui hanno un problema. Non sanno come smaltire, come utilizzarlo. Prima la farina latte la facevano nel cielo. Però si vede che non era una cosa conveniente. La cosa non potrebbe andare in depuratore. Adesso tutte e due. Ma basta. No, lavorate tutte e due. Quindi. Un tempo inizialmente, nel passato, ogni caseificio aveva una fucilaia. Quindi sfruttata. Esatto. Però anche le fucilaie di qui. Quel siero che lì viene scaricato per una ricotta ulteriore per fare no, non si può. Ormai va bene solo per il maiale. Lucia. Grazie, qui si parlava prima. Ma non c'è questo primo? Questo primo. Questi. Sì.
La ricotta, quanto deve restare nella fiscella? Per quanto tempo deve sgocciolare? Allora, rimane fino al raffreddare, perché è mangiata così calda, non è che sia indicato. Quindi fino al raffreddamento, sì, dopodiché si confeziona, si porta via, sì, insomma, si utilizza. Si può mangiare. Cioè, si può mangiare. Ah, certo. Sì, che si può entrare. È stagionato questo, ha un paio di mesi quanto si produce come peso. E beh, un pochino torno. Se vada non fa farlo, Diventa liscio. Cioè si passa così la mano? No, così. Con le mani. Si pressa. Si pressa prima. Mm-hmm. No, l'altro Gianfra! Quello... Hai sposato niente? Ehi, va! Ah, quello che avevate prima? Sì. Ah. Me lo vuoi dire se prende il siero? Adesso glielo faccio vedere con l'altro. Con la... Sì. Così me lo spiego. Mentre lo fa, sì. Allora, io... Cuoce anche. Sì. Ah, aiuta... Fa una cottura superficiale, diciamo. Sì. Capito? Che diventa una... Che un po' isola il contenuto interno. Il pensiero fa belle anche le mani, eh? Non c'è bisogno di... Con questa temperatura è proprio il caso. Quindi ve le alliscia bene, così. Qui era Poppea che faceva il bagno nell'acqua. Il latte d'asina si dice, evidentemente è speciale. Perché i francesi non venivano a prendere il siero di latte di capra per fare i prodotti di bellezza? Evidentemente, sì. Sai il caseificio che c'era a Forni, di latte di capra? Venivano i francesi a prendersi il siero. Ma che fine ha fatto capra là? Quello ha fallito prima di aprire. Un sacco di propaganda in televisione, al Rai 1, quello. Uno incompetente, cosa si mette a fare l'industriale, però non è facile la cosa, non è che neanche accordarlo dove. Quindi uno dei sottoprodotti del latte e della caseificazione andava all'industria dei prodotti. È finito. Ne fate altri? No. Abbiamo finito, adesso l'altro non lo facciamo perché non siamo per fare le sevare. Ah, ho capito. E quindi se quindi facciamo non questa non viene bene. Non viene bene. Posto fine? Aspetta, mi pare una bella operazione. Questo per... vabbè. Telaiatura, telaio. Levo i solo quelli, passa a levare i peli. Io detto, me lo dica cosa vuole, adesso me lo immaginate. No, infatti io una riposta. Posto, aspetta. Io sono brutto, per favore. Io sono brutto, per favore. Non è più lungo. Non è più lungo.